Ciao Adi, sono Paride Vitale, benvenuti a casa mia. Ma io vivo da 20 anni, da quando sono a Milano in Porta Venezia, è sempre stato il quartiere che ho amato, quindi girando nel quartiere più volte che vedevo questo palazzo di cui sono totalmente innamorato. E quindi quando ho saputo da amici che si sarebbe liberato un appartamento al sesto piano, sono venuto a vederlo con la mia cara amica Paola Marella, che di casa ne capisce. Come siamo entrati, mi ha detto: questa casa è perfetta per te. Mi piace avere una casa dove ricevere, dove stare con gli amici, muoversi, passare dal bar al salotto, alla sala da pranzo, e quindi l'ho aperta. Mi piaceva questo spazio unico, si cena a tavola, ma chi vuole può buttarsi sul divano. Questo è l'angolo che preferisco della casa, è un tiki bar degli anni 50 che fa da cornice a una mia passione, che sono i gin. È il mio posto preferito perché veramente ogni tanto succede che qualcuno suona, qualche amico e sale su per bere un cocktail e io, che di solito sto dall'altra parte, mi diverto molto a prepararli. Questo lato della convivialità di casa, ma che anche divertimento, dialogo, due sgabelli su cui sedersi e parlare bevendo un cocktail è una parte della casa che mi piace molto. Mi sono innamorato della casa per la vista, perché veramente aprendo la finestra si vede la nuova Milano, ma allo stesso tempo mi colpì molto che quando la vidi per la prima volta il padrone di casa mi disse: vedi, da qui tu capisci esattamente dove sono cadute le bombe durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi piace molto questo lato vintage, questa casa tipicamente milanese, tipicamente dei primi del Novecento, ma dove ho inserito colore, pezzi pop e soprattutto dove ho inserito storie. Tutto quello che c'è qui, dal divano al piccolo oggetto al quadro, raccontano una storia, una mia storia, un momento in particolare quando ho scelto di prendere quell'oggetto. Questo è un pezzo divertente perché è veramente un mobile di un dentista degli anni 30. L'ho trovato in una fiera e così girandolo, poi l'ho portato a casa e la sorpresa è stata che aprendolo qui ho trovato un dente d'oro. Chissà che storia ha avuto questo mobile. La mia stanza preferita è il salotto. Direi che il salotto per un PR è ovviamente il connubio perfetto, perché è il posto dove riesco a stare da solo, buttato sul divano, ma anche lo stesso posto dove riesco a tenere anche 50 persone tutte insieme, quindi è il mio posto preferito. Questo divano è, diciamo, il primo pezzo che è entrato in casa. L'avevo inseguito, ma non avevo lo spazio dove metterlo. Appena ho preso casa, ho detto: il primo pezzo da cui partirò per arredare sarà questo bellissimo divano, penso una delle linee più belle che siano state disegnate negli ultimi anni. Ogni casa nobile che si rispetti ha la stanza cinese. Io ho fatto un angoletto dove da una parte ci sono per me le divertentissime ceramiche di propaganda maoista e quindi trovo quantomeno folle il fatto di aver deciso di fare la propaganda con della ceramica. Ma dall'altra anche un quadro di denuncia di Lew Bolin, che è diventato molto famoso per queste sue fotografie, e questo è Soft Drink, dove racconta anche qui, diciamo, una grande follia, con grande provocazione, i soft drink cinesi. Un angolo che io amo è questo con questa carta da parati di Colony, con cui ho coperto un armadio e quindi diventa quasi. Non si capisce dove c'è il muro e dove comincia l'armadio. E è una carta parati che io amo particolarmente, uno dei pezzi forti di Colony, si chiama Marni, e secondo me riesce a rendere qualsiasi cosa, che sia un divano, che sia un mobile, perché c'è anche nella versione tessuto, qualcosa di stupendo. Questa la chiamo la parete degli amici, perché sono opere d'arte di persone a cui voglio bene e che hanno riempito questa parete. Quindi c'è una foto di Thea Falco, c'è un'opera di Vedova Mazzei, c'è una vista del Parco Nazionale d'Abruzzo dipinta da Matteo Fato, Giuseppe Stampone che con le sue Bic ha fatto questo bellissimo quadro Saluti dall'Abruzzo, un ritratto di Lady Tarin e poi il calco in oro del mio naso fatto da Studio Job.
Un oggetto che ancora manca e che veramente desidero da anni, ma è davvero introvabile, è la poltrona Montanara che fece Gaetano Pesce. È una follia totale, cioè una montagna sagomata con la sua cascata che diventa poltrona e che io trovo forse uno degli oggetti di design più geniali che sono stati mai fatti. Invece gli ultimi pezzi arrivati a casa sono queste due Promenade Lounge di Tonet. È un marchio che io amo perché è un grande classico austriaco dell'Ottocento, in effetti si chiama Tonet, e che è uno dei pochi classici che ancora però ti rendono la casa moderna, viva, e in particolare amavo questo tessuto e colore che è di Dedar. La casa per me prima della pandemia era un posto di passaggio, magari la sera dopo il lavoro o solo quando avevo delle persone magari ospiti, mentre viverla così profondamente ha proprio cambiato il piacere che adesso provo nello stare a casa. Ci si rende conto quanto la casa poi sia quasi un amico con cui passare del tempo continuamente.